Grazie, io inizio con due ringraziamenti. Il primo alle compagne e ai compagni che hanno reso possibile la materializzazione di questa riforma. E il secondo alle compagne e ai compagni non italiani e non italiani che sono qui con noi, e in particolare a Marco per questo ultimo intervento che ha riportato al centro della discussione una parola fondamentale che è femminista, femminismo. Oh sì, bravo. Io andrò schematicamente per tutti. Alla Riunione di Madrid, al meeting che c'è stato nello scorso febbraio, ma insomma è un punto di discussione che aleggia da tempo nel dibattito a sinistra, si è parlato ampiamente del nodo della contesa sul significante Europa. Qual è l'idea di Europa che si afferma come idea egemonica? Se l'idea di Europa è appunto quella dell'austerità, quella del neoliberismo, quella della fortezza Europa, e da questo punto di vista consentitemi di dire che condivido integralmente e mi auguro che il partito tutto della sinistra europea faccia sua la posizione di Schiera Unita, cioè che occorre fare non solo una lotta politica in Parlamento per denunciare l'accordo tra il Consiglio e la Turchia, ma occorre che in ciascuno Stato membro si denunciano i governi per aver sottoscritto un trattato di valore se l'Europa, se la contesa sul significante Europa la vince chi intende semplicemente lo spazio europeo, lo diceva prima Paolo, cioè uno spazio di libero mercato in cui il tema della tutela degli investimenti fa premio sui diritti, sulla democrazia, sui diritti del lavoro, gli standard ambientali, su tutto quello che è oggi anche la possibilità per gli Stati membri di legiferare a tutela dei diritti delle cittadine e dei cittadini, o se invece questa contesa sul significante Europa la vinciamo noi affermando l'idea di un'Europa rifondata dai flussi, dalle marce, dai cammini delle donne e degli uomini migranti che vengono qui a cercare una vita degna, riaffermando la potenza di due parole che non ho sentito molto richiamare in questi mesi dibattito a sinistra, ma per me sono fondamentali e sono libertà e uguaglianza, che si riassumono in una parola sola, per me non sovranità, ma autodeterminazione, che significa democrazia reale, che significa possibilità per i corpi di esprimersi liberamente. Allora, io penso che questa contesa sul significante Europa è quindi sì il tema, il nodo dell'analisi, il nodo dei programmi, ma non possa eludere la questione della soggettività, di chi combatte questa contesa sul significante Europa. Io credo che questo sia lo spazio di riflessione che si è aperto a noi. Perché, guardate, io sono per costruire le convergenze fra tutti i percorsi che oggi si pongono il tema della lotta all'austerità e il tema della democratizzazione dell'Europa. Però io ho maturato una certa diffidenza per il one man show, sia per la parola one che per la parola man. E allora io credo che il tema della democratizzazione non possa che essere posto attraverso il ricostituirsi di un demos europeo in una guerra di liberazione dall'Europa dell'austerità, dall'Europa fortezza e dall'Europa del debito. Cioè io penso che noi dobbiamo, e questo è un punto emerso molto fortemente a Madrid, pensare alla ricostruzione di un demos europeo, e quindi un processo di democratizzazione non soltanto a livello procedurale o istituzionale, ma materialmente, attraverso la reattivazione di una stagione di movimenti europei, di conflitti europei, che è esattamente quello che ha indebolito la battaglia greca, che appunto diciamo è stata eroica nel senso di uno Stato piccolo contro l'Europa della Troica. Quello che è emerso da Madrid è la proposta di una agenda europea dei conflitti e dei movimenti, con una data conclusiva, anche se scelta simbolicamente, il 28 maggio
modo della Comune di Parigi, penso che occorra costruire anche qui in Italia, e noi compagni e compagne che magari c'eravamo abbiamo pensato a un momento italiano che radichi sul territorio italiano un percorso di Madrid, per appunto rilanciare, come fu nella stagione dei social forum europei, il tema della dimensione europea dei conflitti e dei movimenti. Io penso che questo sia un passaggio necessario, penso che occorra anteporre questa dimensione del conflitto alla diciamo, trasversalismo tra pezzi di establishment che hanno maturato delle responsabilità nei confronti della situazione attuale dell'Unione Europea. Allora, io ho apprezzato moltissimo quello che ha detto Maite sul Partito della Sinistra Europea. Penso che se vogliamo davvero costruire percorsi di connessione sia fondamentale la dimensione del riconoscimento, e sinceramente mi sembra un po' ingeneroso paragonare il Partito della Sinistra Europea al meccanismo del Consiglio d'Europa, perché quello che ha costruito in questi anni il Partito della Sinistra Europea è esattamente l'idea di un progetto europeo che attraversasse l'iniziativa politica di tutte le sinistre in ciascuno Stato membro e nella dimensione europea. Io credo che questo riconoscimento vada a propria non autosufficienza, sulla necessità di connettersi ai movimenti, alle lotte, ai conflitti, alle proposte politiche che in questi mesi sono sorte sullo Stato europeo. E allora, dato che noi ci chiamiamo l'altra Europa con Tsipras, io voglio qui riprendere e rilanciare la proposta che faceva Roberto all'inizio di questa discussione. Io penso che noi dobbiamo, da qui a dicembre, da qui alla data del congresso della sinistra europea, lavorare perché si rafforzi il polo italiano della sinistra europea. Io credo che questo sia un compito dell'altra Europa, un compito ovviamente di Rifondazione Comunista che fa parte della sinistra europea, un compito di tutte le donne e gli uomini che vorranno aderire a questo percorso, e mi permetto di dire, per me è anche il terreno su cui mi piacerebbe che si rilanciasse una proposta unitaria a sinistra in questo paese. Perché penso che con la sola sinistra italiana non si vada da nessuna parte, e perché penso che alzare oggi con una forma di recinto la riproposizione della forma partito semplicemente significa rimuovere tutto quello che ci siamo detti in questi giorni, di come agisce questo capitalismo, di come scompone il rapporto tra politico e sociale, di come agisce, di come agiscono queste classi che io non chiamo, no, rifacendomi a Gramsci anch'io, non chiamo più classi dirigenti perché non hanno più il problema del consenso, ma classi immediatamente dominanti perché non hanno appunto più il problema di fare egemonia, di raccogliere il consenso, ma esercitano direttamente un dominio. Io credo che sì, probabilmente il ragionamento sulle forme è un ragionamento complicato, però io ho imparato che sono ragionamenti complicati che non si possono eludere. Antonio Gramsci, nel chiuso di una cella del carcere, in pieno regime fascista, si chiedeva come nasce il movimento storico sulla base della struttura, ovvero come costruisci la soggettività politica del conflitto, come costruisci appunto soggettività politica alternativa sulla base di un'analisi molto precisa delle strutture del capitalismo e delle strutture del dominio. Io credo che noi questo compito non lo possiamo eludere se vogliamo ricostruire forza politica, e per me ricostruire forza politica non significa porsi semplicemente il potere del governo, perché abbiamo visto che il tema del governo non coincide col tema del cambiamento dei rapporti di forza, ma significa porsi un grande tema: come riavviamo un processo di ripoliticizzazione di massa, perché il primo prodotto di questo capitalismo si chiama passivizzazione. Credo che questo sia il tema che abbiamo davanti, e penso che non lo possiamo affrontare con la paura del minoritarismo. Io ho molta più paura della subalternità che la sinistra italiana e anche europea ha incontrato. Abbiamo bisogno di porcelo alla luce di una consapevolezza. Tanto
saremo radicali, tanto più sapremo dominare i nessi tra questo capitalismo, tra il sessismo, tra il razzismo, tanto più avremo la capacità di essere percepiti come alternativi, come credibili e come concreti. Chiudo dicendo una cosa: tra poco molti di noi e molte di noi andranno a manifestare solidarietà con la lotta del popolo curdo. E lo dicevo ieri, io sento la mia idea di Europa molto più vicina all'esperienza delle donne e degli uomini curdi, all'esperienza del confederalismo democratico, della corrappresentanza tra donne e uomini, che non a un'Europa che appunto discute il proprio allargamento con un regime criminale come quello di Erdogan. Se sapremo avere un briciolo della radicalità di quelle donne e di quegli uomini, io penso che ce la possiamo fare.